Voglio aprire un sito web, un portale di e-commerce per vendere tutto quello che mi interessa. Devo, in questo caso, aprire una partita IVA? Sì, se la tua intenzione è quella di avviare un portale di e-commerce, quindi per vendere quello che ti pare, prodotti alimentari, non alimentari, e devi avere una partita IVA. Questo rientra sempre in quello che abbiamo spiegato all'inizio, quindi la differenza tra occasionalità e abitualità. Avviare un sito di e-commerce è in tutto e per tutto identico ad avviare un'azienda tradizionale, quindi la risposta è sì, devi avere una partita IVA. Mettiamo invece che io voglio fare un'attività di vendita occasionale, sperimentale, spot, saltuaria, chiamala come vuoi. Vado su eBay, mi vendo due paia di scarpe e poi dopo mi gira che mi voglio vendere i cerchioni della macchina perché mi servono un po' di soldi. Devo aprire la partita IVA? In questo caso il fisco prevede la possibilità di effettuare queste vendite appunto occasionali, quindi sporadiche, non continuative, senza la necessità di aprire una partita IVA, a determinate condizioni però. Quali sono queste condizioni? Rientriamo sempre nella definizione di occasionalità, chiaramente applicata alle vendite è necessario che, punto numero uno, le tue compravendite si manifestano in un arco di tempo definito o definibile. Questo che cosa vuol dire? Che la tua compravendita non può durare più di alcuni mesi Ok. sul web. O ancora, è importante anche l'intensità delle operazioni, quindi non con un'intensità tale da far presupporre che tu sia un professionista in quel settore. Sei stato chiarissimo. Puoi darmi però degli elementi più pratici anche? Sì, diciamo che sull'argomento posso dirti che non esistendo dei limiti canonici, esistono però dei precedenti sul web. Per esempio, nel 2009, quando la Guardia di Finanza ha fatto degli accertamenti sui venditori occasionali eBay, è andata a riprendere quelli che o avevano venduto beni per una cifra più o meno pari a 13.000 euro in un anno, o è andata a bussare anche a chi aveva venduto più di 5 beni in un anno. Quindi queste sono le linee guida che ha utilizzato la Guardia di Finanza, per intenderci. Ok, molto chiaro e preciso. Volevo dire esempi, non elementi, ottimi esempi che mi hai fatto. Ti voglio domandare al volo anche qualcosa relativamente al discorso dropshipping. Qui nel Pop Campus abbiamo fatto una lezione speciale proprio su questo argomento che è relativo alla possibilità di vendere prodotti di altri sul tuo sito. Quindi di poter usufruire di grosse catene, di grossisti che mettono a disposizione sia degli strumenti software che i prodotti e il loro reparto spedizioni per far sì che tu promuovi, metti i tuoi prezzi, ma poi ci pensa qualcun altro a tutto il resto. Allora, come mi devo regolare per quanto riguarda il dropshipping? Se fai un'attività di dropshipping, la cosa importante, quello che devi vedere è chi ti paga, da dove ti arrivano i soldi. Che cosa vuoi dire esattamente? Quando tu intravedi un'attività di dropshipping, ci sono due possibilità. La prima, sei pagato dal cliente finale, quindi incassi dal tuo cliente i prodotti che compri dal fornitore. O numero due, si è pagato invece dal fornitore che ti paga per esempio in percentuale sui prodotti che gli fai vendere. Se ritorno alla numero uno, vieni pagato dal cliente finale, la tua è assimilabile ad un'attività di e-commerce, quindi vale tutto quello che ci siamo detti fino ad adesso per l'e-commerce. Quindi occasionalità, abitualità. Bene, se mi paga invece il fornitore? In questo caso invece, se chi paga il dropshipper è il fornitore, la tua attività è invece assimilabile ad un'affiliazione e quindi vale invece quello che abbiamo detto a proposito delle affiliazioni. Ok. Bene, mi sa che qui il discorso
andrebbe relazionato un po' alle situazioni reali, ma non voglio complicare troppo la situazione, magari lo riservo alle domande che ci saranno alla fine. Quindi Sì. io, No, dimmi. è chiaro, perdonami se mi permetto, obiettivamente poi bisogna sempre andare a vedere la situazione reale, il caso possono esserci diverse sfumature, però queste linee guida sono importanti.